ANIEF ha presentato più di 100 emendamenti alla legge di stabilità, emendamenti presentati in quinta commissione bilancio e illustrati anche al ministro Bongiorno nell'incontro con le confederazioni proprio sul testo della legge di stabilità. Sono tre i macro argomenti che abbiamo affrontato durante gli incontri. Innanzitutto il primo, che riguarda il tema del reddito di cittadinanza, e il tema delle pensioni. Sul reddito di cittadinanza noi chiediamo che laddove si voglia portare avanti questo fondo per il reddito di cittadinanza, bisogna comunque da esso attingere per quelle risorse che devono andare a normalizzare la stagione contrattuale, cioè che vuol dire andare ad ancorare gli stipendi al costo reale dell'inflazione dei dipendenti pubblici e anche del personale della scuola, che è avvenuto in questi ultimi 10 anni. Abbiamo riscontrato aumenti di 12 punti del costo della vita rispetto a aumenti stipendiali degli ultimi 3 anni di 5 punti. Ecco che allora bisogna trovare queste risorse, perché è giusto, finalmente si vanno a sbloccare le relazioni sindacali, ma si deve partire da questo punto di vista. Dopodiché sul tema delle pensioni bisogna allineare il sistema pensionistico italiano a quello europeo, con una media di 63 anni e col massimo dei contributi, non come si legge in questi giorni nei giornali, dove sembra che andando con quota 100 addirittura si andrebbero a perdere pure persino 30 punti, 34 punti dell'assegno pensionistico. Tutto questo però è legato anche al tema delle assunzioni. Le assunzioni nella pubblica amministrazione sono autorizzate, ma non sono solo autorizzate nella pubblica amministrazione, sono autorizzate anche nella scuola. Per esempio all'articolo 54, quando si parla del personale COCO per essere inquadrato nei ruoli degli ATA, e nell'articolo 58, quando si parla di riforma di sistema di reclutamento, nella semplificazione e con l'abbandono del sistema universitario. Anche lì ci sono pure di un articolo dove si parla dell'assunzione dei ricercatori. Qui ANIEF è stata chiara, ha chiesto innanzitutto di andare a stabilizzare tutti i precari con 36 mesi. Dopo le sentenze Sciotto, dopo la sentenza Mascolo e dopo la procedura di infrazione dell'Europea, la 4231 del 2014, come ANIEF chiediamo che nella pubblica amministrazione non soltanto il personale COCOCO per diventare ATA, ma tutto il personale ATA, il personale docente, sia assunto dopo 36 mesi stabilizzato, proprio perché non ci sono norme che vanno a risarcire rispetto a questo abuso dei contratti. Quando si parla però di assunzioni e quando si parla di reclutamento, bisogna anche parlare di rinnovo contrattuale. C'è un preciso articolo che disciplina lo sblocco dell'indennità di vacanza contrattuale a partire dal 1 aprile del 2019 e che dovrebbe stanziare delle risorse per poter andare a coprire il tasso di inflazione programmata. Ecco, qui ancora una volta come ANIEF chiediamo innanzitutto che nel rinnovo contrattuale per i neoassunti dal 2011 venga di nuovo riconosciuto il primo gradone stipendiale, di nuovo venga riconosciuto nelle ricostruzioni di carriera tutto il servizio fatto per ruolo e il servizio fatto nella paritaria, venga abolita la temporizzazione per il personale transitato nel ruolo di DSGA e venga comunque garantita la parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario. Tutto questo partendo da un indice della vacanza contrattuale che deve essere rivalutato e rivalorizzato per il periodo 2006-2018. Sono tutte buone norme, norme che riguardano anche la mobilità straordinaria. Sono tantissimi gli emendamenti presentati. Speriamo che il Parlamento possa mettere la scuola di nuovo al centro della politica di questo Paese.